Senatrice Lezzi, mi pare di capire anche alla lettura dei retroscena, dei quotidiani di oggi, che si va verso lo scudo penale. Lei che cosa pensa di questo? Ma io credo che se sarà così, io mi auguro di no, perché io voglio ricordare che il presidente Conte è andato a Taranto e ha guardato in faccia quella città con le sue enormi e profonde lacerazioni tra la scelta del lavoro e quella della salute, che riguarda anche gli operai stessi, attenzione, non soltanto le famiglie al di fuori dello stabilimento. Quindi sarebbe un passo indietro, io lo ritengo anche imbarazzante, perché abbiamo, a mio avviso, convintamente per due volte tolto questo scudo penale, che è un'aberrazione giuridica, che è stata messa insomma anche al vaglio della Corte Costituzionale. C'è il procuratore di Taranto che aveva scritto ai senatori proprio per rimuovere quella che è veramente qualcosa di incivile, a mio avviso, perché un'impresa dovrebbe lavorare al di sopra della legge. Perché? Ma perché non è che lavora al di sopra della legge, lei sa, no, che lo scudo penale è questo. No, però diciamo era stato introdotto già dal 2015 a beneficio dei commissari, peraltro, neanche quindi degli imprenditori, sì, che poi sono arrivati dopo. No? Sì, io voglio precisare che il 2015 in realtà era stato fatto per i commissari e perché Renzi l'aveva fatto così molto ampio, per eventuali affittuari e loro delegati, quindi già era previsto per tutti, non certo, soltanto per certo, però per evitare che chi arrivasse, chi subentrasse, appunto, dovesse pagare le conseguenze penali di scelte che non aveva fatto, diciamo. Allora, così, no? nessuno paga per responsabilità penali di altri, nessuno in Italia può pagare, per fortuna, insomma, viviamo in uno stato di diritto e nessuno può pagare per colpa altrui. Detto questo, lo scudo penale Arcelor lo voleva per il futuro, per non portare avanti quelle prescrizioni che imponeva la magistratura anche riguardo l'Alto Forno 2, questo lo dobbiamo dire. È stata lei a parlare di, diciamo, alternative per Ilva. Allora, compresa Giannini, la coltivazione delle cozze, o sbagliamo? Ma no, Giannini, no. Ma non glielo chiedo perché ma appunto, no, non è vero. Allora, quella è un'operazione che, tra l'altro, io devo anche rendere merito, ereditiamo dalla scorsa legislatura, dallo scorso governo. Non è sostitutiva dell'Ilva, santo cielo, è un impegno che si è preso con la città attraverso la commissaria Vera Corbelli, che di fare delle bonifiche in un seno del Mar Piccolo, dal momento che prima ci lavoravano 1500 persone, adesso è stato inibito alla pesca. Quindi, e ne lavorano meno di 500, mi scusi. Sì, quelle altre 1000 dicono: se mi bonificate ritorno a lavorare, ma non stiamo dicendo che sostituiamo l'acciaio, con altrimenti le cozze. si banalizza una questione complessa. Sull'Ilva si può arrivare a una crisi di governo? Cioè voi parlamentari pugliesi del Movimento su questo non vi piegherete mai? Diciamo scudo o non scudo, niente da fare, anche a costo di far saltare il governo. Ma guardi, se io devo fare le stesse cose che ha fatto un Renzi qualsiasi, mi scusi, che cosa faccio? Ho capito, quindi conferma, per quanto mi riguarda, conferma che si va avanti fino in fondo. Altrimenti, se devo tirare a campare, c'è chi c'è vita anche fuori dal Parlamento. Lei sa chi dice che c'è chi dice anche nel Movimento 5 Stelle che questa sua posizione nasce dal risentimento che deriva dal fatto che lei non è stata confermata ministra. Che cosa risponde a chi dice questo? Io ve lo ripeto fino anche qui, io non l'ho votato da ministro, assumendomi chiaramente le responsabilità delle conseguenze. Certo. Ma io sono orgogliosa di averlo fatto.